Buongiorno, ben arrivati a tutti quanti. Io credo che quando ci si approccia ad alcune tematiche sono tre gli elementi essenziali che bisogna mettere in qualche modo in gioco. Il primo è la conoscenza. Il secondo passaggio è quello di abbattere pregiudizi e far cadere alcuni luoghi comuni per completare proprio questo percorso di conoscenza. Il terzo elemento fondamentale è saper comunicare bene, con chiarezza. Nel mio lavoro è una cosa che devo tenere molto ben presente, perché altrimenti non serve assolutamente niente. E naturalmente, parlando in questo caso di un argomento molto importante, che è una patologia, delle patologie, saper curare, che credo che sia la mission di tutti quanti i medici. Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. Oggi questi elementi penso che ci siano veramente tutti. Parliamo di malattie reumatologiche, quindi un mondo estremamente variegato, sono più di 100, poi cercheremo di capire veramente quali sono e soprattutto faremo cadere quello che è un luogo comune, perché le malattie reumatologiche non sono malattie per vecchi, cose che moltissimi pensano, non sono malattie per vecchi perché colpiscono anche i bambini e con un numero anche probabilmente per gli epidemiologi non così rilevante, ma in realtà preoccupante, perché le cifre parlano di 10.000 bambini piccoli colpiti, e probabilmente sono anche numeri sottostimati, perché riuscire a individuare e a diagnosticare queste patologie non è sempre così facile, quindi forse parliamo anche di numeri sottostimati. Terzo elemento, la comunicazione. Saper comunicare, far conoscere a tutte le persone, quindi non solo ai familiari, ai bambini, a tutti quanti, di che cosa stiamo parlando. E questa volta, oggi, stiamo presentando uno strumento che io ho trovato nella sua grandissima semplicità, molto incisivo e di grande capacità comunicativa, che è un fumetto. E tutto sommato credo che sia la cosa più semplice, perché per i bambini è facile capire, soprattutto vedere le immagini se non sanno leggere. E diciamolo anche francamente, per i genitori può essere un ottimo strumento, perché ti familiarizza con una patologia, non ti consente di averne paura. E un fumetto che devo dire che è stato ideato e ha avuto proprio la forza, è stato voluto con forza da APMAR, l'Associazione delle Persone con Malattie Reumatiche, e che ha ricevuto, tra le altre cose, un grandissimo consenso anche dal Senato. Questa mattina non è con noi la senatrice Bianconi, che l'ha sposato e l'ha voluto con forza. Non è con noi perché, come ben sapete, in questo momento diciamo che stiamo assistendo a un caos da un punto di vista politico non indifferente, quindi purtroppo non è qui con noi, però ha mandato un messaggio. E naturalmente un messaggio di sostegno a quella che è la vostra attività. Io voglio leggere solamente due righe di quello che ha scritto la senatrice Bianconi in merito proprio a questo strumento così semplice e nel contempo innovativo. Forse qualcuno può pensare che sia scontato, ma così non è. La senatrice dice, sottolinea questa: ritengo che l'idea dell'educational comics può svolgere un ruolo rilevante per spiegare cos'è una malattia reumatologica e come possa essere superata attraverso un linguaggio che non ha età e sa parlare a tutti. Comprendere le prime difficoltà, aiutare i ragazzi ma anche i genitori, insegnanti, compagni di scuola, a condividere anche un elemento drammatico, evitando quel senso di isolamento che la malattia porta con sé, facendo sentire diverso chi ne è colpito. Considero molto utile questa iniziativa, che ha l'obiettivo di fare educazione sui temi della salute, di avvicinare le persone nei momenti di difficoltà, stimolando la comprensione di insegnanti, compagni, amici, perché spesso di certe malattie ci si vergogna anche senza alcun motivo. È arrivato anche un messaggio del ministro Lorenzin, che troverete in cartella stampa. Non vi tedio, lo leggerete. Io vorrei entrare nel vivo e voglio entrare nel vivo facendovi vedere proprio due minuti di filmato su quello che è stato realizzato e di che cosa stiamo parlando. Una nuova sfida da vivere insieme.
Le malattie reumatologiche spiegate ai ragazzi, a cura di APAMAR, Associazione Persone con Malattie Reumatiche. Sveglia tesoro, è una bella giornata di primavera, c'è il sole ed è ora di andare a scuola. Forza passerotto, in cucina ti aspetta la colazione. Ho ancora sonno. Ai! Che c'è? Dolori e ancora quelle ginocchia gonfie. Ma com'è che ti vedo queste ginocchia gonfie e sono calde? Sei caduto? Hai fatto il monello? No, niente, mamma. Va bene, preparati. Io ti sistemo lo zaino. E lo vedo anche zoppicare. Ma quanto pesano questi zainetti? Senti, è da un po' che Marco la mattina ha dei problemi. Ginocchia gonfie, si muove con difficoltà. Forse è lo zainetto pesante, o si è fatto male giocando e non te lo dice. Ciao a tutti, ciao pa! Buongiorno, cucciolo. Come va? Dormito bene? È più di un mese che vedo quelle ginocchia gonfie. Allora, tesoro, vengo a prenderti all'uscita. Buona scuola. E fai il bravo. Sì, vieni presto. Seduta ferma nel banco, poi non sto bene. Paola, dimmi tesoro. Pronto, Luca? Scusa se ti chiamo al lavoro, ma sono preoccupata per Marco. Come ti accennavo stamattina, noto da un po' quei suoi strani problemi. Mi sono ricordata di una mia collega che mi parlava di una malattia di sua figlia, una forma di artrite infantile. Artrite nei bambini? Mai sentita. E poi comunque pensiamo prima di tutto alle spiegazioni più semplici. Le ginocchia gonfie e gli altri sintomi che mi hai descritto possono avere altre cause. Non preoccuparti, tesoro. Vedrai che non è niente. Sarà, ma preferisco portarlo dal pediatra. Meglio un controllo in più. Ma sì, certo. Prenota la visita. Bacio. A dopo. Panoramica, poi avremo occasione di vederlo tutto quanto perché sono svariati spunti in questi primi minuti di filmato. Ne parliamo con quello che è un po', sono tutti quanti rappresentanti del mondo della pediatria, con De Benedetti, del direttore della divisione reumatologica dell'ospedale Bambino Gesù, con Giovanni Lappadule, presidente di Gisea, Rinaldo Missaglia, il presidente del sindacato dei medici pediatri di famiglia, Alberto Villani, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, Serafino Gravaldi, responsabile delle malattie nazionali responsabile nazionale delle malattie rare della FIMP, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, e con naturalmente la nostra padrona di casa Antonella Celano, del presidente di APMAR. Allora, conoscenza, cerchiamo di capire che cosa sono queste malattie reumatologiche, perché sono tanti, io vorrei partire con De Benedetti. Una panoramica, credo che non tutti, cioè molto spesso si generalizza, si parla di malattie reumatiche, invece dobbiamo parlare di malattie reumatologiche. Abbiamo scoperto che non sono solo malattie per vecchi, ma colpiscono i bambini. Qual è lo scenario? Ma lo scenario è esattamente quello che diceva lei. Esistono una serie di malattie reumatologiche, dal greco reuma, scorrere, fluido maligno che gonfia le articolazioni e scorre nel corpo, questa è l'etimologia del termine, che colpiscono anche i bambini. Automaticamente noi pensiamo ai dolori reumatici sono i dolori degli anziani, è vero, perché ci sono delle patologie degenerative negli anziani. Nei bambini le patologie che colpiscono tipicamente le articolazioni sono malattie infiammatorie, come ci sono anche negli adulti. Le malattie del bambino sono diverse, la più comune è certamente l'artrite a lungo il collo,
l'artrite idiopatica giovanile, o meglio le forme di artrite cronica che vengono raggruppate sotto il termine di artrite idiopatica giovanile. È una malattia, sono delle malattie diverse da quelle dell'adulto, che in generale però hanno una, sempre di più una prognosi molto buona. Questo perché abbiamo imparato a riconoscerle. Quello che questo fumetto fa vedere, guardare i bambini, la mamma guarda il bambino, basta guardarli e capire che qualcosa non va. È raro che il bambino riferisca dolore, il bambino mostra difficoltà, quindi basta guardarli. Non è una diagnosi per cui bisogna correre, non è una diagnosi di urgenza, la mamma dice è un mese che secondo me qualcosa non va. È ragionevolissimo che sia così, ed è normale che sia così, e questo non pone dei grossi problemi. Certo, sei mesi sono diversi da qualche settimana, quindi dobbiamo imparare tutti a riconoscerle, abbiamo imparato a riconoscerle molto meglio e abbiamo imparato a curarle molto meglio, perché grazie alle nuove terapie che noi chiamiamo biologiche, ma in realtà si dovrebbero chiamare biotecnologiche, a bersaglio specifico, trattiamo l'infiammazione in una maniera molto più efficace e con meno effetti collaterali. A noi reumatologi pediatri, che siamo un po' arroganti, piace uno slogan: la grande maggioranza dei nostri bambini con artrite, se voi passate in uno dei nostri ambulatori, in realtà è senza artrite, che sembra una contraddizione in termini, vuol dire che sono bambini che hanno una diagnosi di artrite idiopatica giovanile, ma non hanno i segni e sintomi dell'artrite, cioè svolgono una vita normale. Tecnicamente noi la chiamiamo malattia clinicamente inattiva. Ora, molti di questi bambini, per essere in malattia clinicamente inattiva, devono prendere le terapie, ma voi capite che il vantaggio di poter crescere normalmente, condurre una vita sostanzialmente normale dal punto di vista del giocare, del correre, permette in realtà uno sviluppo normale di questi bambini che poi diventeranno adulti normali. Una buona percentuale di questi bambini guarisce, cioè mantiene una malattia clinicamente inattiva in assenza di terapia, quando noi riusciamo a sospendere le terapie. E questo è un vantaggio. È chiaro, esistono ancora dei bambini un pochino più difficili, però la regola generale che tutti noi dovremmo imparare è: guardiamoli, se c'è un problema di gonfiore e difficoltà nei movimenti, sentiamo il pediatra che ci riferirà al reumatologo pediatra, e poi accettiamo delle terapie sapendo che nella stragrande maggioranza dei casi permetteranno l'assenza di sintomi, cioè senza artrite. Benissimo. Quindi la diagnosi precoce diventa un elemento essenziale, però mi sembra di capire che non sempre possono essere riconosciuti determinati sintomi. Professor Lapadula, quanto è importante questa diagnosi precoce? Che cosa devono fare io mamma? Ecco, il dottor De Benedetti ci ha offerto degli spunti molto interessanti. Che cosa devono fare le mamme, i genitori, per capire quali sono i campanelli d'allarme, e soprattutto i medici, che cosa devono fare? Cosa debbono fare le mamme, diciamo, è competenza di De Benedetti. Sì. Perché, che cosa devono fare i medici? Io sono un reumatologo dell'adulto, e quindi poi dopo dirà lui cosa deve fare una mamma di un fantolino, perché vi devo spiegare e vi devo dire quello che sente un medico dell'adulto quando è di fronte a un bambino piccolo così, fino alla prima infanzia. Ha paura, ha una folle paura, perché io mi sono trovato in queste condizioni, perché si vede come padre impotente di fronte ad un essere che non sa dire i sintomi. Noi medici dell'adulto siamo abituati a sentirci riferire i sintomi da una persona che riesce a organizzare un discorso razionalmente ben costruito, qualche volta sintatticamente no, però il senso ce l'ha anche quando la persona non è di grande cultura. E quindi c'è chi riesce a dirti ho dolore qui, ho dolore lì. I bambini non lo fanno, molto spesso quando sono veramente piccoli non usano l'arto dove hanno dolore, quindi stavo raccontando a Francesco Latorre due minuti fa che mi era capitato di vedere un bambino sballottolato fra neurologi perché aveva il braccino immobile e nessuno riusciva a capire quale malattia neurologica avesse, finché poi non è stato visto da un pediatra con competenze reumatologiche che ha capito che aveva un'artrite e semplicemente risparmiava l'arto.
Quindi chi è abituato a gestire la patologia dell'adulto di fronte a queste cose si trova spaesato e ha dei problemi, per cui quello in cui ho sempre creduto è che accanto a ogni reumatologo dell'adulto ci debba essere un pediatra, possibilmente un reumatologo pediatra, che si occupi di tutta quella problematica che noi non siamo in grado di gestire sul piano diagnostico, perché la diagnosi precoce dell'adulto si fa quando il paziente ha tre o più articolazioni tumefatte da più di 3-6 settimane e te lo viene a raccontare, e lì non bisogna evitare di banalizzare, come faceva il papà del bambino, di banalizzare il problema, di riferirlo a problemi traumatici o a eventi preesistenti, ma prendere in considerazione un qualche cosa che il senso comune non attribuisce al giovane in genere, perché anche nell'adulto la malattia inizia fra i 30-40 anni, per lo più nelle donne, quindi in persone assolutamente attive. Trovare dei dolori a quell'età rende difficile al paziente anche spiegare agli altri che cos'ha. Cioè la paziente col dolore ha difficoltà a dire agli amici che ha dolore, perché non si spiega col senso comune che un giovane ce l'abbia questa patologia, e allora se ne vergogna e tende a isolarsi, e questo porta a una riduzione dei contatti sociali che è il primo momento dell'invalidità. Faccio una domanda un po' provocatoria, perché arrivato a questo punto questo fumetto è utile anche negli studi dei medici, ma per i medici, non solo esclusivamente per i genitori, per i compagni di classe. Simile. Per l'adulto l'abbiamo avuta. Io lo devo dire, sono 40 anni oramai, più di 40 anni che faccio il medico, e da sempre mi occupo di reumatologia, perché sono entrato da studente in un reparto di reumatologia diretto dal professor Vivitone, ero al terzo anno degli studi di medicina. Quindi mi occupo da sempre di reumatologia, e in questi 40 anni, più di 40 anni, io sono andato in giro nella mia regione, credo in tutti i paesi della mia regione, a parlare di reumatologia. Però poi mi sono reso conto che chi ti segue è chi è interessato, chi ha un parente con il dolore, il medico che è appassionato di queste problematiche, ma poi ti rendi conto che sono sempre le stesse persone, che sono meno di un ventesimo dei medici che bisognerebbe raggiungere. E allora, diciamo, l'idea che era nata anche con Antonella nel passato è che bisognasse raggiungere dal basso i colleghi e i decisori. Un po' come è accaduto per il problema dell'osteoporosi nella donna. In fondo le prime informazioni sulla problematica dell'osteoporosi e della postmenopausa sono venute dai giornali femminili. Era Amica, non lo so, come si chiamano, Novella 2000, quegli altri giornali. Io tra due minuti la interrompo, però, perché sono cattivissima. Eh? Tra due minuti la interrompo. Sì, no, e voglio dire, lì c'è stato la forza... Scusatemi, no, io mi permetto, perché con il professor Lavadula ho un rapporto... Interrompe sempre, diciamo. Siccome lo conosco, perché inizia a parlare non smette più, quindi... No, però mi faccia dire questo. No, prego. L'osteoporosi è esplosa come interesse dei medici di famiglia quando le donne hanno chiesto che qualcuno si interessasse di loro. Questo è il senso di questo fumetto. Una domanda che deve partire anche dal basso, quindi deve essere certo un rapporto dalle famiglie che devono chiedere che sia preso sul serio il problema, da parte dei colleghi, dal medico di famiglia che è poi il primo contatto, o dal pediatra di famiglia che è il primo contatto, che deve sapere, non bisogna nascondere come tenta di fare. Però la ringrazio, perché mi ha alzato la palla per rivolgermi per rivolgermi ai pediatri. In questo caso cercheremo di capire quali sono i vari passaggi. Dottor Villani, la Società Italiana di Pediatria è sicuramente chiamata in causa. Cosa vogliamo dire? Siete preparati ad affrontare un argomento così delicato, anche perché mi sembra di capire che forse meriterebbe ancora più attenzione, non so, adesso non voglio entrare nel merito di quella che dovrebbe essere la formazione universitaria ad hoc anche su quello, però insomma, in attesa che ci sia una rivoluzione anche da un punto di vista formativo nelle università, scendiamo sul campo. Allora, innanzitutto vorrei porgere il saluto del presidente della Società Italiana di Pediatria, che è il professor Giovanni Corsello, che si scusa di non essere presente, e di tutto il consiglio direttivo. E soprattutto ringraziare molto l'APMAR, quindi le associazioni, perché ormai sono anni che come pediatri ci rendiamo conto che da soli non bastiamo.
Lei faceva riferimento alla formazione, è previsto un indirizzo nella specializzazione in pediatria, che peraltro è una delle specializzazioni che è rimasta di 5 anni, in un'epoca in cui sono state ridotte tutte, proprio grazie alle pressioni fatte dai pediatri perché la specialità in pediatria rimanesse di 5 anni, colui che si forma sia un pediatra che possa avere però degli indirizzi specialistici, anche perché questo è importante, perché il primo, la sentinella sarà il pediatra e poi ci si rivolgerà ai centri specialistici laddove venga identificato un problema. Quindi dal punto di vista formativo penso che la pediatria abbia fatto, e non per presunzione, credo che la cultura dei pediatri italiani sia in grado di affrontare quantomeno l'approccio a queste situazioni. Il discorso, e per questo ringrazio moltissimo Antonella Celano e di tutte le opportunità che ci dà come Società Italiana di Pediatria, di fare corpo, di fare massa critica con la stampa, con la politica, con le istituzioni, perché quello che manca non è diciamo la professionalità, quella che manca è la sensibilità, e le associazioni in questo svolgono un ruolo importantissimo. Geniale e peraltro condivisa in altre situazioni l'idea di rivolgersi direttamente ai pazienti. In pediatria questo lo stiamo facendo da tanto tempo, perché? Perché ci rendiamo conto che i bambini e i ragazzi molto spesso ne sanno più degli adulti, sono più recettivi ai consigli. E le dico che nei prossimi stati generali di pediatria, che è una delle occasioni annuali che come Società Italiana di Pediatria abbiamo caldeggiato, favorito e cerchiamo di portare avanti tutti gli anni, parleremo di vaccinazioni, ma non più tra di noi, non più ai media, non più ai politici, perché ci siamo resi conto che questo serve a poco, ma direttamente ai ragazzi. Perché se i ragazzi si convincono dell'importanza delle vaccinazioni, probabilmente raggiungeremo il risultato che finora in tanti altri modi non siamo riusciti a raggiungere. Sensibilità delle istituzioni, capisco gli impegni dei politici, però le dico che proprio nella mia veste istituzionale di vicepresidente della Società di Pediatria effettivamente non sempre si riesce ad avere un confronto, anche se a onor del vero con questo Ministro della Salute la pediatria riesce ad avere una rappresentanza che è fatta sempre istituzionale, ossia siamo riusciti finalmente a far sì che quando il Ministro debba far riferimento a qualcuno della pediatria, fa riferimento alla Società di Pediatria, alla Federazione Italiana Medici Pediatri, all'Associazione Culturale Pediatri, e questo sicuramente è un passo avanti significativo. Quindi ringrazio ancora l'associazione, proprio perché come pediatri, ripeto, da soli non bastiamo, pur essendo 13.000 in Italia, siamo in realtà un numero piccolissimo, se lei paragona questo numero agli 80.000 medici dell'adulto, ma non solo, purtroppo non abbiamo quell'influenza politica che ci consenta di fare breccia, l'unico modo che abbiamo è proprio l'aiuto delle associazioni che possano far sì che i problemi dei bambini, che sono enormi, noi abbiamo 1 milione di bambini con necessità assistenziali complesse, abbiamo il più basso tasso di natalità, queste cose i pediatri certo. Ripetono da 20 anni, ma siamo inascoltati. Queste sono occasioni d'oro perché i media ne parlino. Bisogna dire anche che se noi siamo qui, grazie all'interessamento anche della senatrice Bianconi, che ha immediatamente mostrato tutta la sua sensibilità sull'argomento e sostenuto la dottoressa Celano in questo meraviglioso progetto. Prima di parlare con il dottor Missaglia, io vorrei, rimanendo sempre quello che è il ruolo del pediatra, pediatri di famiglia, voi siete un po' il front office, i bambini vengono, i genitori vengono da voi, qual è l'approccio da seguire in questo caso? Anche perché lei, ecco, malattie rare, che poi rare non sono, quindi in questo caso qual è lo snodo, la chiave di lettura e i comportamenti che dovrebbero essere attuati? Io intanto ringrazio, mi associo a Villani, l'APMAR per l'opportunità che ci ha dato di discutere di queste problematiche e la senatrice Bianconi perché in effetti ha avuto una sensibilità a riguardo. Il problema delle malattie rare, comunque alcune malattie reumatologiche sono considerate rare in base alla loro frequenza, sta diciamo nella sensibilità che i pediatri di famiglia hanno in questo senso, cioè abbiamo fatto un tavolo con Uniamole, diciamo le associazioni di genitori di malattie rare,
e abbiamo fatto un tavolo tecnico dove ci sono le associazioni, ci sono le società italiane di pediatria, c'è la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, per discutere, per formare sul territorio il pediatra. Quindi conoscere per assistere, cioè il pediatra è colui che deve cogliere comunque il primo segnale. Capite bene che non è sempre così semplice, cioè non è sempre che il bambino ha il gonfiore. Il gonfiore può sottintendere anche altre malattie sistemiche, pensate a una leucemia, pensate ad altre malattie che non sono considerate. Quindi ci sono poi alcune patologie tipo delle sinoviti banali, per esempio, che prendono la reazione dell'anca, che comunque hanno un loro tempo molto più ristretto. Quindi il pediatra si trova a gestire una complessità della. Quindi molte volte, anzi, più è piccola l'età del bambino, più è difficile una diagnosi, perché molte volte è sistemica e non prettamente articolare. Quindi la prima cosa che noi, la nostra categoria è formare il pediatra affinché colga i primi segnali. Il problema però poi rimane per quanto riguarda la gestione del bambino, perché una volta che è andato al centro di riferimento, lo mandiamo lì, incominciano i problemi, incomincia il problema di mancata comunicazione centro di riferimento territorio, e manca il territorio, il supporto territoriale, cioè figure di assistenza pediatrica sul territorio. Quindi il problema è prettamente politico a quel punto e noi ci facciamo carico di questa situazione. Dottor Missaglia, ecco, questo è veramente forse, diciamo che è uno dei nodi da sciogliere un po' di tutta quanta la sanità, questo famoso rapporto ospedale-territorio, dovrebbe essere un rapporto osmotico, ma spesso non è così, soprattutto i pazienti quando escono fuori dagli ospedali non sempre sono assistiti sul territorio. Quindi immagino quanto possa essere ancora più complesso quando parliamo di bambini, soprattutto con di piccoli numeri, che piccoli numeri non sono, però di fatto poi nell'universo, complessità del mondo della sanità, corrono il rischio di rimanere in qualche modo dimenticati. Il territorio è pronto a supportare, a dare una risposta, ad assistere anche le famiglie poi in quella che è la gestione della malattia o nell'abbreviarla notevolmente? Sì, devo dire che io sento molto la responsabilità della pediatria di famiglia rispetto a tematiche come queste. Se da un lato quello qui sottolineato, il fatto della formazione del pediatra che lavora sul territorio, che deve essere molto attento a sospettare malattie di così grande impatto e quindi di cogliere i primi sintomi e dare ascolto al genitore che eventualmente gli si propone, questa cosa devo dire francamente è, se non superata, comunque ormai è nell'immaginario e anche nella prassi del pediatra di famiglia. Il riferimento al secondo livello specialistico, indispensabile per situazioni come queste, deve diventare sempre più affinato, ma grandi esperienze di protocolli, di percorsi diagnostico-terapeutici e anche riabilitativi eventualmente, o di linee guida da seguire, sono ormai un dibattito costante, grazie anche a tutti quegli aspetti formativi della convegnistica, ma anche di corsi dedicati alle varie patologie. In effetti abbiamo sentito come poi il secondo livello, diciamo comunque il livello specialistico, ha fatto passi da gigante rispetto alla terapia, soprattutto per malattie come queste. Quindi noi avremmo di ritorno, seguendo appunto anche questi protocolli che devono essere in qualche modo concordati, condivisi tra i due comparti, avremo di ritorno un bambino magari non del tutto sanificato, ma comunque con assenza di sintomi. Quindi abbiamo di ritorno un bambino che potrebbe gestire la propria vita, la propria attività, si spera nel migliore dei modi, imitando molto quello che è il mondo cosiddetto dei sani. In realtà ci può essere un problema rispetto a quelle che sono le tematiche che una famiglia colpita da quello che era all'inizio un sospetto, poi una conferma diagnostica di malattie che possono anche essere invalidanti, soprattutto se non seguite
correttamente, di cosa poi possono trovare sul territorio. Allora, da questo punto di vista, lo sforzo della pediatria di famiglia è quello di fare un passaggio in più, da primum movens di questa situazione, quindi chi sospetta la malattia deve essere anche quello che poi dopo si prende cura del ritorno dopo la specialistica della famiglia e del bambino, perché lì cominciano alcuni problemi che diciamo magari non sono strettamente sanitari, ma sono di tipo procedurale, burocratico, amministrativo. L'approccio con il territorio inteso come istituzione, con i vari enti che si occupano di questo, spesso è difficoltoso. Il far capire che quel bimbo tornato con assenza di sintomi è un bimbo che deve frequentare la scuola nel migliore dei modi e senza avere barriere, che possa fare sport, possa frequentare collettività di tipo ludico, di tipo associativo, così come altri bambini, spesso è di difficile comprensione da chi invece dovrebbe gestire questa cosa, magari degli insegnanti, magari degli educatori, magari delle altre famiglie, degli altri genitori. Ecco, a questo punto davvero il pediatra di famiglia dovrebbe fare lo sforzo, e ci stiamo attrezzando a questo, a diventare quasi una specie di tutore di questo bambino, di questa famiglia. Per malattie tipo queste l'aspetto sanitario io lo vedo, se non risolto, comunque con grossi passi avanti, soprattutto dal punto di vista terapeutico, e qui davvero dobbiamo ringraziare la ricerca di chi si occupa di queste cose. Ma dobbiamo più valutare l'aspetto, diciamo, sociale della cosa. E io vedo con favore il fatto che anche la politica, gli amministratori della sanità stiano ritornando a dare alla sanità un aspetto di qualcosa di sociosanitario, di integrazione rispetto a quello che poi è il prendersi cura, rispetto a quello del semplicemente curare. Iniziative da questo punto di vista ce ne sono, forse, anche perché siamo ospiti di un'associazione che davvero è molto attiva, ecco, il mondo delle associazioni potrebbe fare da collante rispetto a queste situazioni, quindi fare da stimolo a produrre buona pratica medica. Io, prima di passare la parola alla dottoressa Celano, vorrei tornare un attimo indietro, anche perché immagino se ci sono colleghi che devono anche scrivere, in maniera molto chiara. Cosa devono fare, dottor De Benedetti, i genitori? Come possono, ecco, questa mamma, il papà che ignora, la mamma che intuisce, ma molto spesso noi genitori, lo dico anche da mamma, siamo un po' portati a mascherare, forse perché si ha anche paura. Poi approcciarsi con un bambino non è facile, perché i bambini sono sempre un po' lamentosi, ti alzano la mattina, dicono no, non mi voglio alzare, perché hai sempre l'impressione che inventino delle scuse, e poi in realtà così non è. Come bisogna approcciarsi? Quali sono i suggerimenti che lei darebbe? Il fumetto è chiaro, però lei nella sua esperienza. Il fumetto è molto chiaro, ma dobbiamo fare un passo indietro. Se posso condividere il percorso che sta facendo l'AHMAR insieme ad alcuni di noi. L'evento precedente era lo slogan del semplicemente guardarli. Semplicemente guardarli. Allora, questo penso sia il concetto principale per aiutare ad avere il sospetto. I bambini... È difficile chiedere ai bambini: hai mal di gola, ti fa male il ginocchio? Non hanno un modo di rispondere, come diceva il professor Lapadula, da adulto. Bisogna guardarli. Il bambino rende manifeste le proprie difficoltà nel movimento, soprattutto al mattino, non perché non vuole alzarsi, perché nessun bambino si vuole alzare, manco io, ma perché non riesce a camminare in maniera sciolta, per esempio. Non riesce a, se è un po' più grandetto e ha un'artrite delle piccole articolazioni delle mani o dei polsi, ad aprire il barattolo della marmellata. Fa fatica a girare il tappino di plastica sul cartone del latte. Questo si vede, non va chiesto. Quindi basta guardarle. Okay? Questo è il primo segno. Poi è chiaro che lei affronta il problema dello struzzo, scusatemi il termine scientifico. No, è così. Tutti noi genitori facciamo gli struzzi, e forse, se proprio vogliamo fare i fini psicologi, sono più i padri che le mamme. Va bene. Però
Ancora una volta, non è una situazione in cui dobbiamo colpevolizzarci nei genitori per non aver visto. La diagnosi di questi bambini richiede un pochettino di tempo e non è un problema acuto che ci deve far pensare che dobbiamo preoccuparci di corsa. Possiamo essere relativamente tranquilli, osservarli con calma, dire ma è un po' di mattine che lo vedo che parte male. Va benissimo, è così che deve essere. Mi piacerebbe che ci fosse un terzo passo, rilancio, mi piacerebbe che ci fosse... Non necessariamente, insomma. Mi piacerebbe ci fosse un terzo passo. Abbiamo parlato di come farsi venire il sospetto, come iniziare il rapporto con il medico, quali sono le sfide, fra virgolette. Poi mi piacerebbe che ci fosse un bel finale, mi piacerebbe ci fosse un terzo pezzo in cui si dice la storia naturale di bambini con artrite è cambiata negli ultimi 15 anni, la stragrande maggioranza di questi bambini fa una vita normale, molti di essi possono sospendere il trattamento, perché comunicare con chiarezza, l'ha detto lei, quindi devo anche riprendere lei, comunicare con chiarezza è fondamentale, a questi eventi, il fumetto, lo spot pubblicitario, qualsiasi forma, io non sono un esperto di media, quindi non ho la pallida idea di come si faccia, ma qualsiasi forma che permetta di comunicare con chiarezza è benvenuta. Grazie. Un'ultima domanda, professor Lavadula. A lei. Allora, ma si può guarire? I bambini possono guarire, anche se lei è il medico dell'adulto. La sua esperienza di reumatologo, che cosa ci insegna? Una domanda difficile. Per l'adulto si può ottenere un grado di remissione che prima, negli anni Ottanta, noi non riuscivamo neanche a sognare. Una remissione così profonda, con un tale stato di benessere, che può essere paragonabile ad una guarigione. Esiste un 15% dei pazienti colti all'inizio della malattia, e questo è un elemento essenziale, che può arrivare ad una remissione che tecnicamente si chiama drug free, cioè sono pazienti che arrivano alla remissione, poi pian piano io tolgo i farmaci e mi accorgo che un 15% appare proprio guarito. Non riuscirà mai a estorcere a un reumatologo dell'adulto il termine guarito, perché abbiamo delle remissione, parliamo di remissione. Non ce la farà mai, perché noi parliamo di remissione perché abbiamo sempre maturato nel passato delle esperienze sgradevoli e nessuno di noi rassicura il paziente circa il suo futuro. Diciamo che possiamo portare la remissione. Questo purtroppo è un elemento che ci si rivolge contro, perché spinge i pazienti a rivolgersi al mondo magico, perché diciamo il mago, la fattucchiera, la giusta ossa dà delle certezze che chi dichiara di attenersi alle regole scientifiche non può dare. Per i bambini è diverso, alcune forme, lo ha detto prima Fabrizio, alcune forme possono andare a guarigione, ci sono dei bambini che dopo aver fatto una terapia colta nel momento opportuno poi non presentano più in età adulta nessuna malattia e fanno una vita normale. Dottor De Benedetti, voleva aggiungere qualcosa? Volevo dire esattamente questo, volevo dire ci sono alcuni bambini, proviamo a dare dei numeri. Okay? Noi normalmente dopo un anno di remissione di malattia clinicamente inattiva in trattamento tendiamo, pur non avendo dati scientifici che ci permettano di predire la durata della remissione, tendiamo a cercare di sospendere i trattamenti. Non c'è un protocollo, non c'è niente di concordato, è uno dei problemi aperti nella ricerca clinica in reumatologia pediatrica. Quando sospendiamo il trattamento diciamo che un 40% dei bambini non ricade, un 60% ricade, quindi il bicchiere è un po' più di mezzo pieno. Ricominciamo il trattamento in quelli che ricadono, normalmente rispondono bene tanto quanto la prima volta, dopo qualche anno ci ritroviamo nella stessa situazione e la percentuale non cambia, è sempre 60-40, 65-35, 55-45, ma lì intorno siamo, per cui pian pianino erodiamo la percentuale dei bambini che rimane in trattamento. Purtroppo i dati degli adulti di adesso che hanno avuto l'artrite sono dati di persone che hanno avuto l'artrite 20 anni fa. I 35 anni di adesso hanno avuto l'artrite quando hanno 10 anni, che sono 25 anni fa. 25 anni fa non erano trattati come sono trattati adesso. Okay? Su questi numeri, sui 35 anni di allora, non abbiamo dei dati così belli. Abbiamo 20-80, non siamo lontani. Ma è evidente che la previsione dei bambini che esordiscono con artrite adesso sia quella di essere metà e metà,
più della metà. Io tendo a vederlo più pieno che vuoto, ma sono un inguaribile ottimista. Grazie. Non so se volete aggiungere qualche elemento in più rispetto... Prego, vuole... Forse il professore parlava dell'artrite reumatoide giovanile, in effetti, perché poi c'è tutto il capitolo delle malattie tipo lupus, dermatomiosite, eccetera, in cui il problema non è soltanto artritico, ma è sistemico. Allora, in quel caso, logicamente, è un po' più difficile, non so se il professore è d'accordo, dare poi dei numeri di guarigione. Assolutamente. Sono malattie molto più rare, per fortuna, primo. Il lupus è uguale alla malattia dell'adulto, quindi, ahimè, ci troviamo fratelli nel poter dire che la stragrande maggioranza di questi pazienti non guarisce, ha bisogno di trattamenti sempre più evoluti. La dermatomiosite giovanile è una malattia invece in cui dall'altra parte si guarisce quasi sempre, per fortuna, e pochi tendono a ricadere. Il trattamento è impegnativo, una malattia orfana da questo punto di vista perché non ha ancora un trattamento a target biotecnologico, speriamo di averlo. Poi entriamo veramente nel campo di malattie molto molto più rare, nelle sindrome autoinfiammatorie a cui lei certamente alludeva, che sono quelle condizioni di recente identificazione, per alcune delle quali però oramai abbiamo delle terapie straordinariamente efficaci. Insomma. Io la vedo bene, devo dire la verità, e penso che eroderemo anche questo ultimo zoccolo duro prima o poi. Questa è una buona notizia. Dottoressa Celano, com'è nato questo progetto? Perché è nato? Lei l'ha sostenuto con forza. Che cos'è che l'ha ispirata? Intanto ci ispirano le telefonate che riceviamo al nostro numero verde, perché abbiamo questo numero verde bollente a cui telefonano le persone chiedendo, e quando riceviamo le telefonate da parte di mamme di bambini che non sanno a chi rivolgersi, non sanno dove andare, non sanno che pesci prendere, è lì che ci viene poi l'idea. Quindi abbiamo iniziato da tempo ad occuparci di patologie reumatologiche nell'età pediatrica. Abbiamo iniziato con il video già citato, stiamo portando avanti altri progetti di recente assegnazione, e ne sentirete parlare nei prossimi mesi, e poi volevamo qualcosa di differente, qualcosa di diverso, qualcosa che arrivasse, qualcosa che dal punto di vista della comunicazione fosse effettivamente uno strumento fruibile a tutti, all'adulto, al bambino. E il fumetto è uno di questi strumenti. Il fumetto è qualcosa che tu sfogli, leggi, puoi anche vedere in video, ti rimane la scena, ti rimane la frase, e quindi abbiamo deciso appunto di ragionar bene su questo, sul fumetto. Io devo ringraziare gli autori del fumetto, sono qui con noi, abbiamo la dottoressa Civino, il dottor Latorre e il dottor Gennari, che è il nostro disegnatore, e devo ringraziarli per la pazienza che hanno avuto, perché lavorare ad un fumetto abbiamo visto che non è una cosa semplice. E non è una cosa semplice perché abbiamo fatto 1000 correzioni su questo fumetto, ma devo dire che il prodotto finale è soddisfacente. Io, prima di toccare altri argomenti che man mano avevo appuntato, volevo un attimo parlare proprio del fumetto, del cartaceo, perché nel video abbiamo solo il fumetto. Intanto volevo richiamare l'attenzione su alcune scene, su alcune scene del fumetto. Abbiamo tenuto conto, e questo lo dobbiamo proprio al nostro disegnatore, anche di atteggiamenti corretti, quindi la mamma con la cintura in macchina che parla con il viva voce al telefono, non prende un telefonino mentre guida. Abbiamo anche posto l'attenzione su questi piccoli particolari, e poi abbiamo voluto un po' rimarcare quelli che sono i nuovi comportamenti che si hanno tra paziente e medico, e quindi invece di fare delle semplici domande abbiamo fatto chattare la mamma con il medico, quindi la mamma che scrive la domanda via chat al medico, che può essere un WhatsApp, può essere un Messenger, e il medico che risponde, perché oggi è così che facciamo. Cioè, io stessa quando devo inviare i risultati dei miei prelievi al medico, faccio una foto e la mando via WhatsApp se non posso andare dal medico. E quindi ovviamente questi sono i nuovi mezzi che
vedo qualcuno che... Il professor Lavadula scuote la testa perché sì, non è avvezzo alle nuove tecnologie. Testa, però effettivamente sono i nuovi mezzi che tutti adoperiamo e quindi ovviamente abbiamo voluto appunto tener conto anche della tecnologia, dei nuovi mezzi di comunicazione. Ovviamente devo ringraziare la senatrice Bianconi che ci ha dato il che si è interessata tanto e quindi abbiamo, grazie a lei, abbiamo ottenuto anche veramente il patrocinio del Senato, molto prestigioso devo dire, e devo ringraziare la ministra che ha posto la sua attenzione su questo evento con un messaggio gradito, importante, dai contenuti di grande rilievo. Riguardo la giornata di oggi, io intanto devo ringraziarvi, è la prima volta forse che sono un po' emozionata perché l'idea di far un prodotto, di tirar fuori un prodotto che metta insieme e renda tutti d'accordo sulla necessità di fare comunicazione nei riguardi di questo tipo di patologie, l'ha detto prima il professore Lapadula, è difficile comunicare il dolore, è difficile comunicare per una persona giovane di star male, pensate per un bambino, l'ha detto anche il professor De Benedetti, il bambino molto spesso, le parole del bambino vengono sottovalutate perché potrebbe anche fingere e quindi ovviamente un prodotto che metta insieme le esigenze di tutti sulla necessità di comunicare non può che farmi felice perché noi abbiamo molto discusso sulla realizzazione di questo progetto e quindi ovviamente vedere questo consenso dà soddisfazione. È necessaria la collaborazione e oggi a questo tavolo vedo che tutti concordano su questo e anzi io colgo l'occasione per chiedere a voi darci una mano anche nella diffusione del prodotto perché noi lo manderemo anche attraverso FIMP a tutti i pediatri di famiglia ma lo manderemo anche attraverso SIP, quindi se le società scientifiche presenti ci danno una mano nella diffusione presso gli studi medici, perché è quello che ci importa. Noi non abbiamo oggi fatto un fumetto per tenercelo racchiuso qui, ci interessa che venga diffuso. Deve essere diffuso, deve essere letto, deve essere fatto il passaparola e quindi noi tutte le copie che stiamo stampando provvederemo ad inviarle. L'altro mezzo è la scuola. Già abbiamo avuto delle scuole che sentendo dei docenti che sentendo già parlare un po' del fumetto ci hanno chiesto di organizzare delle assemblee nelle scuole con i ragazzi perché effettivamente di queste patologie si parla poco e abbiamo già avuto esperienza in questo senso nel fare dei giri nelle scuole per progetti di tutt'altro genere, per parlare di uso consapevole dei farmaci eccetera, abbiamo avuto dei ragazzi che poi si sono alzati e sono venuti a raccontarci che avevano delle patologie di questo genere ma non l'avevano mai confessato ai compagni perché si sarebbero sentiti un po' diversi. E allora l'idea del fumetto è anche questo, permettere anche a chi ha la patologia di uscire allo scoperto e di sentirsi uguale agli altri. Anche con una patologia di questo genere che abbiamo sentito può andare in remissione, si può essere uguali a tutti gli altri, si può vivere il mondo, ma non il mondo dei sani, si può vivere il mondo, perché è quello che diceva appunto il dottor Missaglia. Bisogna, esatto, è un importante problema sociale, perché l'isolamento, il non sentirsi uguale agli altri, il non poter correre dietro ad un pallone o il non riuscire ad aprire, a svitare il latte, è un grosso problema sociale ed è un problema che difficilmente si riesce a comunicare perché l'altro ha difficoltà a credere anche a questi sintomi altalenanti che adesso abbiamo e tra un'ora io non ho più e quindi ovviamente c'è anche difficoltà ad entrare nel mondo della persona che in quel momento ha un problema. Quindi lo scopo del fumetto è questo, è comunicare insieme, aprire delle collaborazioni, magari accettare anche la sfida lanciata da De Benedetti sul prossimo passo. Devo dire che noi ce la mettiamo tutti.
tutta. La mission della nostra associazione è migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita. È ovvio che la qualità dell'assistenza noi possiamo migliorarla insieme a loro, possiamo migliorarla insieme alle società scientifiche, ma dobbiamo anche migliorarla insieme al politico, perché è il decisore che poi fa la differenza. E allora è vero che manca la presa in carico del bambino, del paziente, perché nel momento in cui il bimbo va dal reumatologo pediatra e poi ritorna sul territorio dal pediatra di famiglia, se il pediatra di famiglia è entrato in quel vortice burocratico di cui oggi la sanità pubblica è ormai casa comune, beh, sarà difficile riuscire a curare il bambino. E allora il decisore politico ha proprio questo ruolo: aiutarci, interagire con le associazioni per aiutarci ad avere una qualità dell'assistenza che sia effettivamente di qualità, che non vada solo a tagliare, ma tenga conto delle esigenze del cittadino paziente. L'attenzione ci sia, quindi io posso dire solo in bocca al lupo, portare avanti questo progetto, perché è sicuramente meritorio. Un ultimo ringraziamento ovviamente alle società scientifiche che ci hanno dato il patrocinio e ci danno sostegno, e poi devo ringraziare ancora chi ci ha aiutato nella realizzazione, Cliocom, che ci ha aiutato nella realizzazione del video. Devo ringraziare l'azienda con il cui contributo non condizionante ci ha dato possibilità di stampare il fumetto. E ringrazio ovviamente tutti i presenti e quanti si faranno portavoce di queste nostre istanze. Benissimo. Ci sono delle domande? Avete bisogno di chiarimenti? C'è qualche collega che vuole informazioni in più? Nessuno? Perfetto. Tutto chiarissimo, devo dire che l'obiettivo della comunicazione è stato raggiunto. Informazione chiara, vi ringrazio tutti quanti e al prossimo step, arrivato a questo punto. Certo. Grazie.